back in ETV. Ciao a tutti, bentornati a Balcony TV Trieste dal Bed and Breakfast Giudecche 1. Oggi siamo in compagnia di Irene Brigitte. Buongiorno Irene. Ciao Marco. Cosa ci suonerai oggi? Una canzone che si chiama Per Giulio. Va bene, buon ascolto. Vai, quando esci di casa non è l'unica cosa che fai. Intravedi una strada, provi a guardare in fondo, stai fermo solo un secondo, ma non è il consenso che vuoi. Camminare è un intento a cui il tempo dà un senso, ma ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, ma ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Sai che ogni strada ti porta un po' fuori di rotta, ma i guai sono quelli che trovi, non quelli che cerchi. Puoi ritrovarti a tremare, ma non possiamo farlo noi. Se camminare è un intento a cui il tempo dà un senso, ma ci vuole coraggio. E c'è chi toglie, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Grazie Irene. Per Giulio, una canzone che hai scritto recentemente in empatia a Giulio Regeni, giusto? Sì, sì, esatto. Come... tempo fa ho visto un concerto di Rokhia Traoré, che è un artista del Mali, e faceva delle canzoni un po' più legate così alla tradizione, a delle cose che loro si passano molto semplicemente, molto ipnotica. E ce n'era una che era dedicata ai giovani, che stanno crescendo, e chiamava appunto il coraggio, no? Un po' un dio del coraggio. E, Giulio, diciamo che ha veramente qualche anno, aveva qualche anno più di me, eppure è riuscito a fare delle scelte molto forti, cioè ha intravisto che cosa voleva fare e l'ha portato veramente fino al limite massimo. E io mi sono sentita che questa cosa deve, oltre che farci reagire, anche nelle piccole scelte che noi facciamo, ecco, io volevo cantare del coraggio che tutti dovremmo avere, ecco. Senti, tu hai cominciato ad approcciarti alla musica, o perlomeno a suonare dal vivo, una dodicina d'anni fa, almeno per quanto mi ricordo io qui a Trieste. Sì. Suonavi con la band Watashiwa Cactus, che salutiamo. Sì. Tra l'altro Giulio suonava in una band, insomma, di coetanei, no? Gli stessi palchi, esatto. E poi adesso invece ti sei trasferita a Vicenza, dove studi musica antica, se non vado errato, giusto? Sì, esatto. Com'è stato questo passaggio da suonare musica, facevate cover, rock, pop, non so, sbaglio. Beh, un po' di canzoni vostre, certo. Però sì, decisamente rock. Sì. Decisamente rock. Quindi come è stato questo passaggio, questi 10 anni? Cosa è successo? Beh, diciamo che la musica più in una dimensione acustica mi è iniziata a interessare anche con Giovanni VII, col progetto D'Altri Luoghi, e
già iniziavo col fado a guardare ad altro, un altro modo di esprimere le stesse cose. Poi una volta ho sentito in radio questa cantautrice del 1600 che si chiama Barbara Strozzi, è un brano per liuto e voce, con un basso ostinato che puoi ritrovare in qualsiasi brano di musica anche moderna, voglio dire, però trattato come fanno gli antichi, ecco, e basta, colpo di fulmine. Quindi una ricerca, insomma, di esprimere queste stesse emozioni con un altro, con un'altra veste, in un certo senso. Sì, c'è veramente un contatto con il linguaggio che avevano gli antichi, e secondo me può veramente arricchire veramente la musica di adesso. È viva, ecco, è viva questa musica. Davvero, sì. Dal punto di vista invece di pubblicazioni, hai registrato qualcosa recentemente che vuoi insomma promuovere? No, beh, recentemente non proprio, perché del 2013 è appunto questo disco D'altri luoghi con Giovanni VII, e in cui abbiamo fatto questo repertorio un po' girovago e qualche brano mio, però mi sa che è tempo che io decida di raccogliere un po' di canzoni mie e le porto in studio, ecco. Okay, tra poco, dai. In bocca al lupo per questi, Irene. Grazie mille per essere stata qui con noi. Da Bene Breakfast, Zudek 1, Marco Valve, Irene Brigitte. Alla prossima. Ciao. Back in ETV.